Quanti figli spirituali adesso ha Padre Pio nel mondo? Quante persone, quanta gente nella sofferenza lo invoca? Lui è maestro di vita, non è, permettetemi la parola, un masochista che amava soffrire, ma ha dato il senso pieno alla sofferenza, come offerta e come compartecipazione alle sofferenze di Cristo. San Paolo in un suo scritto dice: io completo in me ciò che manca alle sofferenze di Cristo. E in questa prospettiva dovremmo poi avere questa, ecco, visione un po' più lontana, guardare più lontano, guardare alla risurrezione. Si può capire la sofferenza, si può vivere in questa vita aperta, se noi, ciascuno di noi, ha questa prospettiva di vivere come risorti, come persone nuove. Non dobbiamo temere di andare incontro ai nostri fratelli, dobbiamo temere soltanto se la nostra vita non abbiamo il gusto e la bellezza di sentirci cristiani. Il Signore insegna a ciascuno di noi questa vita nuova nello Spirito, essere aperti agli altri, perché veramente nella nostra vita possiamo riconoscere questa visita che Dio fa a ciascuno di noi con la sua misericordia e con il suo perdono.